Buongiorno ragazzi, benvenuti o bentornati in un nuovo weekly. Oggi come al solito iniziamo con un meteo veloce perché mi rendo conto quando edito i video che alla mattina specialmente vi dico quello che devo fare, se ho portato passo Ami, se ho fatto colazione e che tempo c'è. E ovviamente poi il programma del giorno odierno. Oggi devo dire che è un po' nuvoloso, non so se si può notare dalla ripresa. Quindi è una fortuna che noi avevamo già programmato di andare con Jenna e Rose al cinema a vedere Joker. Ho visto diverse recensioni e ci sono pareri abbastanza discordanti, quindi non lo so se mi piacerà o meno, specialmente perché è un musical, cosa che PS Rosalba odia. Siamo comunque curiose. Sono un po' perplessa perché appunto dalle recensioni che ho sentito in giro dicono che questo film non è che aggiunga tanto al primo di Joker, che vabbè, il primo di Joker, questo qua con Joaquin Phoenix, è abbastanza iconico perché a parte lui bravissimo, però era proprio fatto bene. Quindi quando poi fai un film, un sequel dopo un primo che è stato così grande, ha vinto tanti premi eccetera, ovviamente le aspettative sono altissime e ho imparato che non devi mai avere le aspettative altissime per niente, perché almeno alle brutte cioè rimani sorpreso se non ti aspetti nulla, no? Nel mentre adesso faccio colazione. Sto finendo di cucinare il polletto per Ami, vi faccio vedere. Che ogni volta che arriva il mio rifornimento di pollo, io glielo faccio così bollito e almeno poi faccio tutti i sacchettini ed è pronto per le sue pappine. Poi, altra cosa che mi è arrivata perché voglio provare, ragazzi. Ho comprato queste gel tips che vanno applicate appunto con la colla direttamente sopra, perché vorrei provare in realtà ad utilizzarle magari nei prossimi giorni. Appunto in questo video più avanti lo vedrete sicuro, perché io poi compro le cose perché le voglio fare subito e quindi le devo provare subito. Cos'altro mi è arrivato? Ah, finalmente ho comprato questo cestinetto da mettere qua dove ci metto tutti gli scarti alimentari, perché ogni volta era un casino, a volte dovevo fare dei sacchettini, poi non sapevo come chiuderli. Ovviamente lì nella indifferenziata non può stare, quindi questo nuovo compagno di avventure. Mostriamo anche il signor Ami, amore, sempre con questo side-eye prepotente. E niente, quindi questo è il preavviso della giornata di oggi, come al solito poi seguirete e vedrete. Momento skincare routine, ovviamente. La mia pelle si sta riprendendo benissimo ultimamente. Avevo avuto un piccolo problema di bollicine che non so se era dato da qualcosa che avevo mangiato o qualcosa che mi ha fatto una reazione strana, ma adesso sembrerebbe tutto ok, senza parlare troppo presto. E ovviamente vi faccio vedere un po' anche dei nuovi prodotti che ho introdotto nella routine di YepDa. Come sempre trovate il link qua sotto per acquistare dal sito. Questa volta non ho un codicino sconto, però se cliccate sul link potete andare appunto direttamente al sito. Allora, innanzitutto questa, ragazzi, io ve la consiglio sempre. Non so quante ne ho finite, anche questa come potete vedere ce n'è pochissima. È la mist all'acido ialuronico. Io l'adoro perché oltre ad essere super rinfrescante è proprio idratante. Cioè, avete presente quando avete la sensazione di pelle che vi tira? Questa pazzesca. Poi ovviamente un buon contorno occhi. Questo è molto ricco. Vi faccio vedere, vedete la texture? Quindi non ne applicate magari troppo. Poi applico questa cremina nuova, che è la cremina giorno. C'è anche la versione notte. Ha una consistenza, vedete, abbastanza gelatinosa. Si assorbe molto facilmente. Eccola qua, io adoro. Vedete il risultato che lascia sulla pelle. E poi importantissimo, protezione solare. Questa qui è quella in stick, quindi l'applicate direttamente sopra. È super comoda perché la potete portare in borsetta, ve la tenete. Io a volte l'applico anche sui tatuaggi. Quindi fatto questo mi preparo e andiamo subito. Come sempre sono per strada, quindi forse dovrò urlare. Comunque sono arrivata, oggi no make up, anche se c'è sta cosa rossa che non ho capito da dove sia uscita. Cielo ancora grigio, addirittura piovicicato. Adesso mi incontro subito con Jenna. Volevo riprendervi anche qui in stazione che hanno messo il poster di Joker là sopra, però ci sta questo cacchio di palo in mezzo. Ecco il film che stiamo andando a vedere. Abbiamo preso la nostra cibaria, ora prendiamo i biglietti.
Buongiorno ragazzi, ieri vi ho lasciato senza un finale perché dopo che ho visto Joker sono rimasta un po' perplessa e seriamente siamo uscite dal cinema, non ho capito che sta succedendo, tant'è che non siamo neanche uscite, abbiamo fatto cosa, cioè siamo tornate a casa ognuno per i fatti suoi, fine, per dirvi quanto ci aveva colpito questa cosa. Se sentite sottofondo il bollitore per l'acqua. Comunque, mi sono vista appunto un po' di video recensione che comunque continuerò a vedere anche stamattina perché sono veramente perplessa, quindi adesso mi faccio appunto la mia colazione. Tra l'altro ho avuto la brillante idea stamattina di lavare i secchi della spazzatura, quindi eccolo là. Così mi faccio un po' al latte e caffè, connetto bene e poi magari ve ne parlo. Allora, vi parlo un po' di Joker nel mentre stendo i panni. Allora, mi sono vista un bel po' di recensioni e tutti dicono la stessa cosa, cioè che è un film prettamente inutile. La fotografia è bellissima, soprattutto all'inizio. Io adoro quando è tipo tutto sul grigio, ci sono gli sprazzi di colori, c'è una scena bellissima dove lui cammina sotto la pioggia, nessuno spoiler. Comunque, a parte questo, io mi aspettavo una cosa totalmente differente. Forse è questo il problema, quando vivi con delle aspettative. Anche perché l'ultimo film, se vi ricordate, se l'avete visto, finiva che lui era diventato Joker. Cioè, dopo tutta la critica al sistema che lo ha lasciato da solo, che lo ha abbandonato nonostante problemi e nonostante un evidente disturbo mentale di qualche tipo, lui alla fine era diventato Joker, fine, no? E invece no. Qui ti fanno vedere che praticamente si torna indietro, quindi tutto quello che mi hai fatto nel primo, non dico che si vanifica, però comunque rimane il fatto che, tolta appunto la prima parte, cioè i primi forse 20-25 minuti, cioè tutto il resto è secondo me inutile. La parte del processo, inutile. Le canzoni, ragazzi, io adoro i musical, cioè li amo alla follia, ma di questi io non mi ricordo neanche mezza canzone, neanche mezza. Quindi non ho capito, cioè sì, le canzoni perché nello scorso film quelle di Joker sono andate virali, no? Le parti quelle dove lui ballava sulle scale, la scena del bagno, ok. Quindi hanno detto, vediamo se vanno virali anche queste. No, perché non hanno senso. E poi non si capisce perché a volte nei musical, tipo High School Musical per dirvi così una cavolata, si capisce che loro cantano e stanno cantando, ok? Tutti insieme, non è una cosa tipo nella loro testa. Qui sarebbe stato appunto sensato fare: noi cantiamo perché siamo pazzi, impazziti dalle gare, e quindi cantiamo perché è nella nostra testa, e in forse una o due scene questa cosa è palese, ok? Per le altre non si capisce, e quindi tu sei lì tipo, ma gli altri li sentono? Cioè, che cosa sta succedendo? Non capisco. La figura poi di Lady Gaga, appunto, che dovrebbe essere un Harley Quinn, inutile, anche lei, perché non c'è un'evoluzione di nessun tipo del personaggio. Dovevi mettermi un Harley Quinn così e fine, facevi prima non metterla, o comunque mi facevi vedere tipo il suo personaggio prima e poi me lo introducevi, non così che io appunto, cioè, sono rimasta così, mi sono addormentata a un certo punto, vi dico solo questo. Quindi sì, mi aspettavo appunto che in questo film lui facesse la parte del Joker, quello che conosciamo tutti, anche perché questo film è comunque prodotto dalla DC, è un'altra divisione della DC, ma comunque DC. Quindi, non lo so, mi aspettavo che introducessero appunto un Joker un po' più canonico. Abbiamo visto nel corso degli anni quante versioni di Joker? Penso almeno tre. Quindi sì, ero lì tipo, ok, 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 e invece no. La fine poi mi ha lasciata perplessa perché non ho capito cosa vogliono fare. Secondo me chi ha visto il film capirà, se non l'avete visto non vi posso fare spoiler purtroppo. Cosa stanno cercando di fare qui? Perché nel caso volessero appunto continuare, non so dove si andrà a parare, o se vogliono creare un nuovo Joker, non lo so. Avrebbe senso perché nel primo film abbiamo visto un Bruce Wayne piccolo, quindi con l'età di Joker che ci hanno fatto vedere, alla fine ha un po' più di senso. Però still, non lo so. Anche perché non penso questo film a botteghino possa fare
grandi numeri onestamente. Il primo ha fatto più di 1 miliardo, mi pare, una cosa del genere. Ed era prima di Deadpool e Wolverine. E prima di Deadpool e Wolverine era il film vietato ai minori con più incassi della storia del cinema. E aveva senso, cioè il primo è stato... è molto lungo, è un film di certo pesante ma interessante. Questo per quanto riguarda è stato solo pesante. Andatelo perché è giusto andare, farsi un'idea propria. Quello che non piace a me magari piace a voi, eccetera. Però appunto per me è stato un po' così. Non è assolutamente un film che rivedrei con piacere. Adesso finisco appunto di stendere i panni, poi aspetto Ross e Jenna che vengono qui oggi a casa mia, perché devo rifare le unghie a Ross, quindi cerchiamo di sistemare anche questa situazione e vediamo cosa riusciamo a tirare fuori. Ecco cosa ci siamo ridotte a fare. Guest celebrity. Lui! John. No, Tom Hanks, of course. Tanto mangiando. Chi è questo? Ma come chi è? No. Yeah, but he was the villain in Spider-Man. Jake Gilligan. Yeah. Lei. Kim. Ah, mi incanta. She knows. Buongiorno, oggi siamo io e il signor Ami a darvi questo buongiorno, anche se lui non è molto attento, eh? Perché ha sentito un gattino. Comunque, la mattinata di oggi è stata pulizie. Anche perché appunto ieri dopo aver fatto le unghie a Ross, polverine, cose ovunque. Oggi volevo provare a fare le mie. Perché come vedete sì, io non faccio più niente da un po' in realtà. Però vabbè, io ho questi periodi. Chi mi segue da anni lo sa che io passo da, tipo, posso fare 3 anni unghie e poi 2 anni senza unghie, qualche mese, non lo so. Però voglio provare questo metodo appunto con le gel tip che ho comprato. Non so a livello qualitativo come possano essere, perché non lo so, io non ho mai usato le press-on, non ho mai usato le tip su tutta l'unghia in generale nella mia vita. Quindi ho un po' il timore che anche, non lo so, quando ti lavi i capelli magari non sono molto comode. Anche se non so se ve l'ho mostrato, ma adesso ho comprato questo coso per pulire appunto la cute, quindi non è che devi stare con le unghie a scartavetrarti il cuoio capelluto. Però, boh, chi lo sa. In ogni caso mi sto preparando il pranzo nel mentre, così poi è pronto, visto che mi sono svegliata tardi, però sono andata a dormire alle 4 oggi. Qui sto facendo le uova, le sto facendo sode, così poi ci faccio l'insalata di uovo, mentre qui ci sono degli hamburger nella friggitrice d'aria. E questo appunto è il kit per fare queste unghiette, quindi lo porto subito qua dove ho messo questo telino e proviamo a fare questa cosa, vediamo un attimo. Allora, dopo 66 crisi, perché la colla che avevo comprato in realtà non funziona, quindi alla fine sono passata a usare il gel normale e le ho attaccate, le ho anche accorciate e limate perché erano lunghissime. Alla fine guardate, questo è il risultato, non è male. Il problema è che a me non piace la forma così a ballerina, però vabbè, magari appunto adesso facciamo una prova. Quindi sì, appunto le ho attaccate con il gel, le sento abbastanza rigide. Adesso porto fuori Ami, gli faccio fare i suoi bisognini e poi continuo questa missione unghie. Allora, questo è il risultato delle unghie. C'è ancora da lavorarci in realtà, però vedete, alla fine no, vi fanno la mano sistemata. Ci ho messo il color latte e questo colore olografico sopra, quindi vediamo quanto durano. Le sento abbastanza resistenti. Adesso mi sono organizzata con tutte le amiche, ci vediamo al caffè con la cascata, dove sono andata una volta ma non vi ho fatto vedere, quindi oggi vi porto e ve lo faccio rivedere, così facciamo le nostre solite chiacchiere, i nostri soliti resoconti, i nostri soliti inciuci. Ragazzi, sono appena scesa, questo qui è il nome del caffè, si chiama Poppo. E Jenna è già arrivata, mi ha fatto vedere che ha preso il tavolino in prima fila. Ah sì, questa è una cosa comune in Corea, che mia madre è rimasta scioccata a vedere i tizi con le asticelle uscire dagli ospedali. Guardate che carino. Non ho ancora capito se è una cosa naturale o artificiale. Eccoci qua, questo è il nostro look di oggi. Oggi sono tornata con la mia giacchettina. Allora, abbiamo fatto il nostro ordine e adesso sto andando a ritirarlo con il solito bad. Vedete, l'interno in realtà è molto basico. Ah, eccolo lì, sì. Noi sospettiamo che sia finta, comunque ve lo dico, perché guardate quelle parti là sopra, le vedete?
Oggi da Odoma abbiamo preso la nostra carlina, che adesso Ilaria cucinerà ovviamente. Eccoci qua. Nicole mi fa spazio. Questo abbiamo il bibi Nemia. Which one do you want first? No, this one at the end. Sì. Go first. What's the difference? Marinated and just raw. Yeah. First is much better raw. Tornata a casa, ragazzi. Stanchissimo oggi, non lo so perché. Comunque, mi sono arrivati tutti questi pacchi, che in realtà è la spesa, quindi vediamo, perché l'ho fatta ieri con un occhio chiuso e un occhio mezzo chiuso, quindi spero di aver preso le cose giuste. In più oggi anche io e Jenna, poi non vi ho ripreso, che c'era un sacco di vento più che altro, ci siamo messi a organizzare il compleanno della Ross, perché settimana prossima, esattamente tra una settimana, è il suo compleanno e quest'anno volevamo fare una cosa particolare, quindi abbiamo prenotato un hotel, staremo lì una notte. Voglio farle la torta by myself, anzi con l'aiuto di Jenna, con l'aiuto. E quindi ho comprato tutti gli ingredienti, che però devono arrivare, non sono in quest'ordine che vedrete adesso. Ora devo aprire le buste di Coupang. Allora, qui dentro abbiamo i peperoni, tutta sta roba per dei peperoni. Questi, che sono tipo delle fettine di carne sottili sottili. I mandù, questi qua di carne. E ho voluto provare i würstel. Questi sono i più simili ai würstel che abbiamo noi, che sono riuscita a trovare, perché qui usano tipo più le salsiccette. Poi apriamo questo, che non so cos'è. Ah, ok ragazzi, non mi giudicate, ma volevo troppo provare questa cosa. Lo so, non è. Facciamo finta che non abbiamo visto niente. Poi questa è la salsa bulldak, tipo quella dei noodles, gusto carbonara. Questa è la cosa più italiana che vedrete forse, la passata di pomodoro. Poi adesso apriamo questo grande. Questo è il pane che uso per fare i toast. Una singola zucchina, Philadelphia, il mio amato. Poi ci sono dei funghetti, questi qua sono gli enoki. I funghi normali, questi qua li chiamano quelli da barbecue. Gli gnocchi, ami, se ami magari si toglie, no, mi si sta impicciando. Gli gnocchi per il tteokbokki, ecco l'assistente che ce li mostra. Una volta invece del cavolo ho voluto prendere questo già tagliato, tutto sfilacciato, perché se no l'altro mi si fa sempre cattivo. E poi qui il latte, questo mi servirà anche per fare la crema da mettere dentro la torta per Ross. Buongiorno ragazzi, io e la mia maglia stesa qui e tutto il casino dietro. Questi giorni sono veramente intensi. Sto cercando di conciliare tutte le cose. Stavo finendo di fare la mia colazione. Oggi addirittura, ragazzi, abbiamo dell'ananas e vabbè, la mia solita cup. Sto guardando tra l'altro un documentario su Puff Daddy. Ultimamente sono super in trip con tutta questa storia, questa questione che si è aperta, che ogni tanto escono cose, devo rimanere aggiornata su questo caso. Comunque, oggi è un giorno speciale perché non mi ricordo quando, forse 2 giorni fa, stavo tornando a casa e ho aperto una notifica delle storie dei BTS che diceva I'm still film, concerto, al cinema, bla bla bla. Oh no, ancora. Quindi dovrò dargli ancora questi soldi. Quindi adesso stavo cercando di prendere il biglietto. Tra l'altro è alle 3:50. Contate che adesso sono, è quasi l'una, quindi devo anche sbrigarmi. C'avevo dei punti a quanto pare che potevo utilizzare. Vedete qua. Quindi mi fa pagare 13.200, non sapendo di aver accumulato punti, non lo so, tutte le volte che prendiamo i biglietti. Adesso appunto io finisco di bere il mio caffè, porto fuori Ami, mi comincio a dare una sistemata, doccia, eccetera eccetera, e poi mi preparo il pranzo, così mi avvio direttamente. Sto guardando un altro video ancora dove spiegano la questione del film di Joker, perché mi incuriosisce molto. Nel mentre mi sono cucinata i tteokbokki con i funghetti. Ragazzi, sono arrivata in uno stato pietoso, guardate la mia faccia. Mi sono raggiunta con la mia amica, che lei si fa un giretto qua nel centro commerciale e poi ci raggiungiamo dopo. E ho realizzato, ragazzi, sì, mentre prendevo la borsa a casa, che ho perso il coso di Kuromi. Jenna, I lost my Kuromi plushies on the bus. Today? I think yesterday. So you lost it? On the bus. Yesterday then.
sono troppo felice perché sono riuscita a comprare anche la cap. Quindi ho preso il mio biglietto, qua la cap con il set dei popcorn. Non ho preso il basket perché boh, la cap è più carina. Quindi solito posto, devo ritirare. Ok, non è tanto pieno, come vedete non c'è quasi nessuno. Quindi qua tutta da sola. Stiamo facendo un giretto al centro commerciale. La Zanna che compra questa deliziosa borsettina. La notizia, ragazzi, il film che sono andata a vedere non era un concerto, era lo stesso docufilm che abbiamo visto l'altra volta. Quindi perché hanno messo questo nome diverso? Non lo so, pensavo fosse il concerto. Però vabbè, ho la mia cap. Come ha detto Zanna, ho perso il coso di Kuromi, ma ho trovato la mia cap. Ok, that's the best. Like it. Yeah. Abbiamo trovato questo posto che volevamo vedere dove passa il trenino. Vediamo come funziona, molto carino per fare le foto e i video. Ok, siamo in fila per fare il nostro ramen. Eccolo qua, questo è quello vegano della Zanna. Qui c'è la fila, io ho preso tutte le mie cosine. E guardate lì cosa stanno facendo, non so se si vede. C'è il balletto che stanno facendo. Guardate che fortunate che siamo state a trovare un tavolino. Io ho fatto il ramen della signora Zanna al suo vinello bollicino. E guardate, siamo proprio qui sulla nostra view. Sì, l'aspetto forse non è dei migliori, ma ho preso quello con il tonno e l'uovetto. Allora, ovviamente come sempre è pieno di coppiette, che sia ben chiaro. Però mi fanno morire che li vedo che passeggiano, poi a un certo punto si fermano, si siedono a terra. Vedete? Tutti qua. Poi ci sono queste ragazzette troppo belline, stanno facendo tutti i giochi del mondo. Quelli stanno lì a fare le fotografie, ognuno si fa i cavoli suoi. Spero ci sia un po' di luce, vabbè, si vedrà un po' male probabilmente. Comunque, credo di aver preso il Mulchamchi, che è la versione tipo più dietetica. Facciamo senza la maionese col tonno, capito? Però almeno adesso lo sappiamo. Se qualcuno lo sa, me lo faccio sapere. Io non avevo mai notato questa differenza, però era buono lo stesso. Allora, abbiamo preso il taxi perché Zanna continua a dirmi. No. A un certo punto, let me explain. Stavamo parlando, a un certo punto ha iniziato a fare una voce strana che io riconosco. No, no, no. Però no, no, no. Si è bevuta quel vinello nella così. Adesso mo tipsy. Un poco. Italiano un poco. Un pochino. Sono tornata a casa dopo che siamo state appunto un po' con Jenna. Ho visto la sua casetta, il suo Airbnb, molto grazioso. Tra l'altro lei sta molto vicina qui dove sto io. Se vi ricordate, l'altro anno era venuta appunto i soliti 3 mesi ed era stata qui con me tutti e 3 mesi. Quest'anno l'unico problema è stato che non c'è spazio. Letteralmente l'altra volta le avevo fatto tipo tutto uno spazio nell'armadio, era insomma una situazione un po' più comoda. Adesso, passato un anno, ovviamente avendo comprato cose in quest'anno, non ho più spazio. Cioè puoi venire ma dovresti tenere praticamente le cose nella valigia. E quindi quest'anno siamo separate per questo. Ma ci sarà un momento in cui dovrà venire qui e stare forse 1 o 2 settimane, perché a questo Airbnb fino a un certo periodo, e poi appunto ne deve trovare un altro. Che la situazione Airbnb qui in Corea, vi giuro, sta diventando assurda. O costano tantissimo, se costano poco c'è qualche scam sotto, o ancora è già prenotato, quindi è un po' particolare. Comunque sì, sono tornata a casa. Intanto mi stavo finendo di mangiare anche i tteokbokki che ho fatto a pranzo. Hello ragazzi, oggi giorno specialissimo, non speciale, specialissimo. Infatti qui è domenica, oggi dobbiamo preparare la torta per Ross. Alla fine appunto abbiamo deciso di farla qui a casa mia. Ma prima, allora, mi sono appena svegliata, quindi se vedete questa faccia strana è per questo. Adesso metto la lavatrice perché guardate
il cesto dei panni strabordante. E poi devo assolutamente andare al mercato a prendere le uova, perché uova non ce ne sono, le ho finite e mi servono appunto per fare la torta. In realtà io volevo già iniziare a cucinare, come ho fatto già ieri, ma non ve l'ho fatto vedere mi sa. Ieri ho già fatto la crema pasticcera, l'ho messa qua. Questo invece è quella per il frosting, per ricoprirla, l'ho comprata direttamente così perché non mi andava di farlo. Poi dopo devo fare con queste fragole qua, tipo una sorta di, non sciroppo, però una sorta tipo di marmellata da mettere anche insieme alla crema pasticcera. Questo qua è il mix per la torta, perché volevamo farla colorata e comunque appunto ci servono 3 uova. Questo invece è il colorante per la glassa, tutto rosa come vedete. Ci manca da prendere la scatola, tipo una box per portare la torta nell'hotel che abbiamo prenotato, perché non mi ricordo se ve l'ho detto, dove passeremo appunto, faremo questo pigiama party il compleanno, quindi dobbiamo portare ovviamente tutto lì. Dobbiamo poi andare prima io e Jenna anche per mettere tutto quanto questo ambaradam, l'happy birthday eccetera eccetera. E poi adesso appunto che vado al mercato cerco questa box per la torta, cerco anche una busta grande per mettere il regalo, una delle cose appunto che le abbiamo fatto, questa lampada di My Melody che è troppo bellina. Ok, sono tornata dal mercato, ho preso le mie 30 uova, i toc questi di riso, io li amo, da mangiare con latte condensato. Poi vabbè, lo Scottex e qui tutte le cose. Allora, vediamole insieme. Allora, la carta per rappare tutto il regalo, in realtà avevo detto no, lo mettiamo in una busta, poi non ho trovato una busta abbastanza grande, quindi così rimane rosa. Poi sempre i fiocchi da mettere sopra rosa. Queste sono le cose che mi servono per fare la torta. Mi serviva una spatola. Poi ho trovato la sac à poche con le punte per fare tutti i grigorini. Poi questo qui dovrebbe essere il tipo una pennetta deco pen, c'è scritto, per fare le scritte sopra bianca, perché non abbiamo trovato le lettere di cioccolato che volevo. Poi vabbè, questo mi serve per mettere la spugna nel lavandino, che l'altro si è rotto. Le forchettine sempre rosa le ho trovate da portare appunto per la torta. Le candeline, queste erano le più decenti che ho trovato a Daiso. Gianna è andata a vedere anche da altre parti, non lo riusciamo a trovare, non so che succede. E poi vabbè, ho preso il sanitizer per le mani e la spugna della torta. Ciao, questo non so quanto vi possa interessare. Adesso Jenna in realtà mi ha detto che pranzava e poi veniva qui, quindi io credo nel mentre mi metto a cucinare la torta. Tempo che arriva, che ovviamente il pan di Spagna no, si deve freddare, perché se poi ci metti topping e le cose sopra si squagliano. Quindi credo mangerò anch'io e poi farò questa cosa. Vediamo un attimo come viene. A parte che sto sentendo intanto di sottofondo l'amore acceco a Bibi, qui sto cercando di fare appunto lo sciroppo che vi dicevo, quindi ho messo le fragole surgelate, poi ci vado a mettere la vaniglia e ci metto un po' di zucchero di canna. In realtà mi sono scordata di comprare il limone, anche da Daiso avevano quello tipo già spremuto, sapete, tipo quelle nelle confezioni di limone finto, dentro c'è il succo di limone, però non l'ho messo neanche nella crema pasticcera, quindi vabbè, a noi ci piace così, meglio di quelle che preparano qua, perché vi giuro, quando facciamo fare le torte tipo quelle custom, quindi gli dici tipo vorrei che ci fosse questo disegno sopra, ti fanno tutte le cose, a parte costano un botto, piccola, ah pure così, ma poi dentro non sanno di niente. Poi questa qui ci serve appunto una cup di acqua, 3 uova e mezza cup di olio vegetale. Ora, quant'è una cup? Non lo so, più che altro perché questo è un mix americano, quindi adesso capirò su internet. Come non detto, non è necessario, perché questo che ho comprato, vedete che ha già scritto qua le dosi in cup, quindi una cup, mezza cup, cioè perfetto direi. Intanto ho aggiunto un po' di acqua qua, pensavo bastasse quello delle fragole, che essendo surgelate no, poi rilasciano acqua, invece no, quindi si stava attaccando tutto, ho detto not today, grazie. Olio vegetale, io uso questo di girasole, anche questo va dentro. E poi dice 3 uova grandi, ho cercato le più grandi tra le 30 che abbiamo. E ora, cercando di non far uscire tutto, perché questa è la ciotola più grande che ho, devo miscelare il tutto. Poi non so voi, ma io apprezzo molto di più una cosa fatta in casa che comprata, cioè sicuramente verrà peggio forse di una appunto di quelle prese da chi lo fa di lavoro, però
così ci si è messo più cuore. Quindi se Ross poi vedrà questo video, sappi che ci abbiamo messo tutta la passione del caso. Guardate, sembra molto carina. Credo ci metterò un po' di essenza di vaniglia anche in questa. Allora, intanto Gianna è arrivata. Come vedete c'è il suo caffè, c'è la mia amica qui. E questo è lo sciroppino, come è venuto alla fine. Si è un po' ristretto, ma non lo voglio lasciare troppo liquido. Questa è la torta che invece è esplosa, ma tanto la devo tagliare. Voglio fare un tondo e poi ovviamente fare gli strati. Qui ci sono tutte le cose pronte, dobbiamo solo fare la glassa. Questo lo faccio fare a Jenna. Ho tagliato la torta, la lascio un attimo aperta così si raffredda. Jenna farà il frosting nel mentre. You have to take that bottle. I'm a pro. Oh, good job. Yeah. Okay. Take it all. But we're doing only one color pink, or should we do like lighter, darker? Just one. Pink. But how much should I put? Because we don't want it so... Let's try little by little. Yeah. Vediamo che rosa esce fuori. What kind of a pink do you want? No, not too dark, right? Not too dark. At this point, maybe it's going to be dark. Maybe I put too much. Maybe. I mean, it's no, it's Barbie pink. I was thinking like my Melody pink, but okay. Yeah, this is fine. Oh, good job. Yeah. Bravissima. Guardate che skills, Jenna. Oh my god. Put it in the fridge, okay, and then good. Like 5 minutes and we do more. Okay, adesso stiamo passando alla scritta. Piano piano. L'abbiamo prima fatta con lo stecchino. No, I have to fix the F. Yeah, yeah, don't worry. The F is fucking ugly. A parte il piatto che è tutto sporco, questo è il risultato. Sembra veramente una torta di Harry Potter. In quel caso sarebbe venuta bene. Comunque, sopra c'è scritto Fully Developed Frontal Lobe, perché c'è una storia. Infatti, Rose fa 25 anni e si dice appunto che a 25 anni hai il lobo frontale appunto completamente formato in pratica. E niente, ci faceva ridere questa questione. L'interno appunto è buonissimo, perché sto mangiando qui gli avanzi di quello che ho tagliato. Buona, devo dire. Non troppo dolce, adoro. Qui stiamo vedendo Love is Blind. Questa sarà la nostra serata. Appena poi Jenna, prima che se ne va, a Jenna... You have to wrap the gift. Oh, yeah, yeah. Io non sono capace a cosare i regali. Appena lei va, poi io mi lavo i capelli perché ho ancora tutta la gelatina di ieri.